Allora, ben arrivati, bentornati o bentrovati in un nuovo Eco Weekend sostenuto dal progetto Linfa. Con questo progetto ogni weekend cerchiamo di parlare di cose inerenti alla natura. Io sono Sara Branchesi, sono una nutrizionista e quindi oltre a parlare di natura parlerò di cibo. Questa volta abbiamo deciso di essere al Parco delle Cesanelle, anzi ringraziamo anche la parrocchia San Giuseppe perché visto il meteo incerto ci ha dato modo di ospitarci per fare lo stesso questo Eco Weekend e quindi parleremo di bosco e cibo. Pensando a bosco e cibo ho deciso di parlare per lo più dei frutti di bosco, visto che probabilmente è una delle prime cose che ci viene in mente. E qualche bambino più piccolino sa cosa sono i frutti di bosco? Vi viene in mente qualche frutto di bosco? Ad esempio le more, i lamponi, le fragoline di bosco, ce ne sono tanti e hanno delle caratteristiche in comune tutti questi frutti di bosco. I frutti di bosco sono molto molto ricchi di sostanze antiossidanti. Visto che questi weekend sono aperti a tutti, grandi e piccoli, ho deciso di portare qualche esperimento in modo da riuscire a spiegarvi proprio bene cosa sono queste sostanze di cui parliamo. Avete mai sentito la parola antiossidanti? No, i più piccoli no, qualcuno sì, qualcuno è esperto già di esperimenti, tu mai. Allora, gli antiossidanti se ne parla tanto, i più grandi, i più adulti probabilmente li hanno sentiti perché sono andate anche molto di moda le diete antiossidanti. C'è stato un periodo in cui si diceva di mangiare i frutti di bosco perché sono antiossidanti, il tè verde perché antiossidanti. E il tè matcha perché è antiossidante, ma spesso molte persone non sanno bene cosa voglia dire antiossidante. Allora, per capirlo, ho portato un esperimento. Dobbiamo usare un po' l'immaginazione, perché per fare questo esperimento ho portato questa bottiglietta e questa bottiglietta contiene un po' di acqua, semplice acqua. Adesso ci mettiamo dentro un pochettino di farina e dobbiamo immaginare. Poi dopo, mano a mano che faremo l'esperimento, capiremo sempre meglio. Dobbiamo immaginare che questo sia un pochettino come se fosse il nostro corpo. Ho messo un po' di farina, non troppa, se no viene un impasto per la pizza. Quindi acqua e farina, mi si colora leggermente tutto di bianco. Adesso ci metto una sostanza ossidante. Metto i guanti. Questo esperimento lo potete rifare anche a casa. I più curiosi, i più scienziati, metto i guanti perché questa sostanza sporca un pochettino. E vi faccio vedere anche che cos'è, non so se l'avete mai vista. La sostanza che vado a mettere si chiama tintura di iodio. Qualcuno l'ha già sentita dire, qualcuno no. La tintura di iodio normalmente si usa come disinfettante, quindi si può comprare in farmacia. Ma ha una caratteristica un po' speciale che a noi interessa. Normalmente, vedete da lì il colore? Di che colore è? È marroncina, marroncina, però ha una caratteristica che quando incontra la farina, in particolare l'amido, cambia colore, reagisce. Allora mettiamo qualche goccia del nostro ossidante, ancora è marroncina. Mescolo un po', mano a mano che reagisce, vedete, cambia colore. È diventata un po' più viola. Metto qualche goccia in più, così magari vediamo ancora meglio. Vedete, è diventata molto scura, è diventata violetta, viola blu. La mia sostanza, la mia soluzione si è ossidata. Adesso metto una sostanza antiossidante. Secondo voi cosa dovrebbe fare l'antiossidante se si chiama così? L'ossidante ha fatto diventare scuro. L'antiossidante? Ipotesi? Dimmi, Giulio. Dovrebbe diventare chiara. Dovrebbe diventare più chiara. L'ossidante l'ha fatta diventare scura, l'antiossidante dovrebbe fare il contrario. Gli scienziati fanno esattamente quello che stiamo facendo noi, osservano la realtà, fanno delle ipotesi, secondo me succede questo, secondo me succede quest'altro, e poi per vedere se le ipotesi sono vere, fanno l'esperimento. Quindi procediamo con l'esperimento.
metto il mio antiossidante. Metto il mio antiossidante e gli do un tempo per reagire. Sta succedendo qualcosa? Non sta succedendo niente? Qualcosa sta succedendo. Il colore è uguale a prima? No, è tornato molto più chiaro. È un po' più bianco, giusto. Il mio antiossidante mi ha fatto tornare indietro la reazione di prima, l'ossidazione. L'antiossidante che ho messo si chiama acido ascorbico. L'avete mai sentito dire? Mai? Se vi dicessi che per gli amici viene chiamato anche vitamina C? L'avete mai sentita dire la vitamina C? Sì, vitamina C l'abbiamo. Ok. E dove l'avete sentita dire la vitamina C? Dove si trova la vitamina C? In che mangiare possiamo trovarla? In farmacia, anche. E se invece la voglio mangiare nei cibi e non nelle gocce della farmacia, che cibi devo mangiare? Qualcuno bisbiglia? Provate a dire. Gli scienziati provano, eh? Poi se si sbaglia, pazienza, si prova qualcos'altro. Si trova nella frutta, nella verdura. Molto spesso, quando si dice vitamina C, si pensa agli agrumi, arance, mandarini, limoni, sono i più famosi. Ma in realtà non sono solo loro che hanno la vitamina C, il kiwi ne ha il doppio, i peperoni ne hanno il triplo di vitamina C. Quindi la frutta e la verdura contiene tanta vitamina C. I frutti di bosco hanno tantissima vitamina C, ne possiamo trovare veramente tanta. Adesso abbiamo visto che nel nostro esperimento l'antiossidante mi ha fatto cambiare colore, ma cosa c'entra col nostro corpo? Abbiamo detto, immaginiamo che sia il nostro corpo. Nel nostro corpo gli antiossidanti di frutta e verdura funzionano in modo simile. Cosa vuol dire? Vuol dire che quando noi ci ossidiamo, ci possiamo ossidare mangiando i cibi sbagliati, con il fumo, con lo smog, il nostro corpo cambia, le nostre cellule cambiano. La prima ossidazione è visibile, la possiamo vedere. Avete presente le persone anziane che hanno a volte delle macchioline nella pelle? Quelle macchioline si chiamano macchie da invecchiamento e sono le cellule che si ossidano, si rovinano, si modificano. L'invecchiamento è normale, non ci possiamo fare nulla. Oppure a volte, se l'ossidazione è molto importante, possono insorgere delle malattie, anche alcune gravi, come ad esempio i tumori. Però si è visto con la scienza che se mangiamo tantissima frutta, tantissima verdura, mangiamo pochi cibi ossidanti, quindi cibi sbagliati, ricchi di grassi, ricchi di zuccheri, possiamo rallentare l'invecchiamento e possiamo prevenire, quindi avere meno probabilità di avere alcune malattie. Ovvio, se adesso andate da una signora o un signore anziano, gli fate bere la vitamina C, non può tornare giovane. Il nostro corpo non funziona esattamente come questo. Però, se adesso che siete piccolini, mangiate tanti cibi ricchi di vitamine, invecchierete più tardi, avrete meno malattie. E i frutti di bosco si è visto che parliamo di bosco, che hanno proprio questa capacità, soprattutto per il cervello. Fanno funzionare molto bene il nostro cervello, che è una cosa molto importante, soprattutto se volete fare gli scienziati. Quindi, vitamina C abbiamo scoperto che è un potentissimo antiossidante. Proviamo a vedere qualcos'altro, sempre sugli antiossidanti, perché visto che parliamo di cibo, ma parliamo anche di scienza, abbiamo deciso di portare anche degli esperimenti, delle curiosità in più. Io qua ho preparato un altro potente antiossidante, in questo caso è sotto forma di polverina. I frutti di bosco di che colore sono? Le fragole di che colore sono? Rosse, rosa. Le more? Viola, ok. I lamponi? Rossi, ok. I frutti di bosco sono rossi, rosso scura, viola, quasi blu. Tutta la frutta e la verdura che ha questi colori un po' violetti, sono dei frutti che contengono un antiossidante speciale. Possono essere anche rosse, sì, poi esistono tante, tante varietà. E
E tutti i frutti che hanno questi colori contengono un antiossidante molto potente che ha un nome un po' difficile, si chiama antocianina. Antocianina, un nome difficile. Anche il cavolo rosso contiene antocianina, le melanzane contengono antocianina, tutte quelle che hanno questo colore. Qui in questo barattolino ho un po' di polvere che è viola molto scuro, in questo caso per un viola, sì, in questo caso per comodità ho utilizzato il tè matcha, marrone, un po' più violetta. Ne ho messo un cucchiaino qua nell'acqua. Di che colore è diventata l'acqua? Blu. Perché questi antiossidanti mi hanno colorato l'acqua facendola diventare blu. Gli scienziati hanno scoperto una cosa interessante. Hanno scoperto che le antocianine riuscivano a reagire se incontravano delle sostanze con un pH particolare. Sapete cos'è il pH? No, avete mai letto nel sapone, nell'etichetta che a volte c'è scritto pH neutro? Non ci avete mai fatto caso? Allora facciamo l'esperimento così capiamo meglio cosa vuol dire e poi ci ragioniamo insieme, così è più facile con gli esperimenti. In questi cilindri ho messo tanti liquidi diversi. Qui ho messo il limone. Il succo di limone, limone lo conoscete. Adesso vado a versare un pochettino del mio liquido pieno di antocianine nel primo cilindro e vediamo cosa succede. Abbiamo detto il liquido è blu, ok? Vediamo. Facciamo gli scienziati. Secondo voi cosa succede? Diventa blu, quindi rimane blu. Ok, altre ipotesi? Potrebbe diventare viola, ok? Quindi abbiamo due ipotesi. Abbiamo ipotesi rimane blu, abbiamo ipotesi diventa viola. Proviamo. Ha cambiato colore? È diventato rosino. Quindi gli scienziati si sono accorti che quando le antocianine incontravano un liquido, in questo caso acido, il limone acido, diventava più rosa. Proviamo qualcos'altro. In questo cilindro, vedete c'è una polvere in fondo? Ho messo un po' di bicarbonato. L'avete mai sentito dire il bicarbonato? Oh, ok, lo conoscete quindi. Oh, bene, bene, l'avete già sentito dire. Il bicarbonato non è acido, è il contrario. Sapete come si dice il contrario di acido? È un termine scientifico un po' difficile, no? Lo studierete quando sarete un pochettino più avanti nella scuola. Il contrario di acido si dice che è basico. Quindi vediamo, acido diventa rosa. Facciamo le ipotesi, visto che siamo degli scienziati. Se io metto il mio liquido blu in una cosa che non è acida come il limone, ma è il contrario, è basica, secondo voi di che colore diventa? Proviamo. Gialla, ok. Prima ipotesi gialla, altre ipotesi? Ci proviamo. Non abbiamo nessun'altra ipotesi? Rosa, ok. Questa volta gialla e rosa. Proviamo. Arancione, tre ipotesi, benissimo, ci piacciono le ipotesi. Vediamo un po'. È rimasta simile, è diventata un po' più verdina. Qui il bicarbonato ancora non si è sciolto benissimo, gli diamo un po' di tempo di sciogliersi. È un po' più verde acqua. Sembra un po' più verde acqua. Quindi, acido rosa, basico diventa più verde acqua. Poi ho messo delle sostanze che non si trovano facilmente in cucina, però le ho preparate lo stesso. Non si usano per cucinare, assolutamente no. Qui ho messo un po' di ammoniaca. Proviamo, vogliamo fare delle ipotesi? Provate a dirmi, di che colore diventa? Bianco, nero, arancione, bianco, nero, arancione, giallo. Ok, quattro ipotesi. Vediamo. Verde, quindi l'ammoniaca assomiglia di più al basico. Ultima cosa che ho messo, questa solo gli adulti la possono fare, perché è la soda caustica. È molto aggressiva. Ipotesi? Gialla. Blu? Ok. Arancione. Gialla, blu, arancione. Proviamo. Verde, all'ultimo.
Un'altra ipotesi. Verde. Vedete, abbiamo diversi tipi di verde. Abbiamo un verde quasi simile al colore iniziale, celestino, quindi sarà più a metà. Non è molto molto acido, non è molto basico, è un po' a metà. E poi, mano a mano che usiamo cose più aggressive, cambia colore, diventa sempre più verde. Quindi gli scienziati si sono accorti di questa cosa, che il succo di antociani, gli antociani, e quindi il succo di cavolo rosso, oppure gli antociani contenuti nei frutti di bosco, oppure in questo caso gli antociani contenuti nel temacia, erano capaci di cambiare colore a seconda del pH. E questa cosa è importante in scienza quando si fanno gli esperimenti, perché è importante sapere se una sostanza è acida o basica, perché può cambiare l'esperimento. E diciamo che al giorno d'oggi gli scienziati non usano più questo per fare gli esperimenti, non usano più gli antociani, usano delle sostanze chimiche fatte in laboratorio ancora più precise. Però è stato un esperimento molto molto importante, perché ci ha dato la possibilità di capire che esistono pH diversi. Ad esempio, prima vi ho detto il sapone. Molto spesso il sapone che usiamo per lavarci è neutro, non è né acido né basico, in modo che non ci dà fastidio alla pelle. A volte può essere un pochettino basico. Quindi se lo provate a fare a casa, questo esperimento, magari provate col sapone, potrebbe darvi dei colori un pochettino diversi. Non state sbagliando voi, dipende dal pH del vostro sapone. Poi, volete un altro esperimento? Parlando sempre di frutti di bosco, abbiamo detto contengono la vitamina C, contengono gli antociani. Nella frutta, parliamo di frutti di bosco, ma in generale nella frutta, cos'altro ci può essere dentro? Che cosa? Ci può essere dentro? Sono secchi secchi i frutti di bosco o sono un po' acquosi? Sono un po' acquosi, sono morbidi, quindi cosa ci sarà se sono un po' acquosi? L'acqua, bravissima, molto attenta. Ci sarà anche l'acqua nella frutta. La frutta e la verdura contengono anche tanta acqua. Allora, vi ho portato un altro esperimento perché l'acqua è fondamentale. Noi l'acqua la introduciamo con alcuni alimenti come frutta e verdura, la introduciamo anche bevendo. Ed è fondamentale. Se non beviamo, cosa ci succede? Viviamo lo stesso? Moriamo. Se non bevo tanti, tanti giorni, è importante. Quindi è importante bere. Se rischio di morire, bisogna che bevo. Quindi l'acqua è fondamentale per il nostro corpo, ma è fondamentale per tantissimi motivi. Uno dei motivi è che ci aiuta, insieme a tanti altri meccanismi che ci sono nel nostro corpo, a trasmettere l'impulso. Cosa vuol dire? Vuol dire che se io penso che voglio muovere un braccio, bisogna che questo pensiero arriva fino al mio braccio e me lo fa muovere. E il mio corpo funziona tutto così. Il pensiero parte dalla testa e velocissimo arriva in tutto quello che voglio fare, parlare, vedervi, muovere le braccia, muovere le gambe. Questo è possibile anche perché nel nostro corpo c'è l'acqua. Anche qui vi ho portato un esperimento, perché gli esperimenti ci fanno capire bene le cose. Allora, sempre un po' di immaginazione, ma io so che voi bambini ne avete tanta. Cos'è questa? Una pila, ok, l'avete già vista. Facciamo finta che la pila sia il mio cervello, quindi la pila mi manda l'energia per fare qualcosa. In questo caso il qualcosa ce lo fa questo campanellino. Essendo un campanello, cosa dovrebbe fare nella vita? Dovrebbe suonare, ok, dovrebbe suonare. Adesso collego con dei fili la pila al campanello e vediamo se suona. Di solito il rosso si attacca dove c'è il più, il filo nero si attacca dove c'è il meno. Sta suonando? No. Come sono i fili? Sono staccati, sono rotti. Abbiamo tagliato questo circuito, quindi non funziona. Prova a metterli vicini, vediamo se suona. Suona? Avete sentito? Si sente. Ok. Quindi, se il circuito funziona ed è chiuso, il campanello suona. Se
Però io vi ho detto che dovrebbe funzionare anche nell'acqua, quindi qui ho un bicchiere pieno d'acqua, metto dentro questi fili e sentiamo se suona forte, piano, se non suona. Però abbiamo detto che in acqua l'impulso elettrico, perché dal cervello parte un segnale elettrico, si trasmette molto bene. Ha suonato perché è caduto toccandosi. Proviamo. Metto il primo filo. Suona? Molto poco. Ok, molto. Suona, questo campanellino suona per un motivo fondamentale, cioè che abbiamo acqua, ma dentro l'acqua c'è qualcos'altro di necessario, ovvero i sali minerali. Anche i sali minerali ci sono dentro la frutta. Quindi, aggiungendo sali minerali, il nostro campanello suona sempre più forte. Sentite la differenza? Se sciolgo i sali, più si sciolgono, adesso basta, se no diventiamo sordi, più si sciolgono questi sali, più questo campanello suona forte. Però c'è un limite, se io continuassi a aggiungere sali, 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 a un certo punto il nostro campanello non suonerebbe più. Perché c'è un massimo, non può suonare all'infinito. Infatti, se io adesso asciugo il mio circuitino elettrico, lo asciugo bene e metto i miei fili dentro il sale, suona, non si sente niente. Quindi acqua e sali minerali sono importanti, ma i sali devono avere un limite. Devono essercene un pochettino. Ed è il motivo per cui quando si mangia bene, si ha un'alimentazione sana, un po' di sale è giusto, i sali minerali sono fondamentali, ma non bisogna esagerare. Nell'acqua che beviamo già ci sono dei sali minerali, in frutta e verdura già ci sono, quindi non dovremmo esagerare con il sale perché troppo non ci aiuta, anzi può fare peggio, può dare delle problematiche. Nel sale non ha suonato perché per trasmettere bene l'impulso ci deve essere il giusto equilibrio di acqua e di sali. Se c'è troppo sale, non funziona. Il nostro corpo ha bisogno di un equilibrio per funzionare bene, bene, bene. E la stessa cosa, il nostro cervello abbiamo detto che manda un segnale elettrico. Come questo circuito e quindi serve un equilibrio. Facciamo un altro esperimento, perché io vi ho detto che anche noi dentro abbiamo acqua e sali. Quindi chiudo un attimo questo. Prendo un altro piccolo circuito elettrico, questo lo spostiamo, che in questo momento non ci serve, e prendo un circuito elettrico più carino di quello che ho costruito. È fatto così questo circuito elettrico, è una pallina. Dentro questa pallina c'è un campanello e ci sono due pezzettini di ferro, come questi. Mancano i fili. Mancano i fili perché in questo caso i fili li fanno le persone. Quindi io mi appoggio in questo pezzettino di ferro e divento, ad esempio, il filo nero. Allora, facciamo un esempio. Mi faccio aiutare da voi, quindi vengo qua, vediamo. Allora, visto che siete in prima fila, ti chiedo il favore di tenere questo bicchiere, poi dopo provo anche con altri. Mi serve un dito, mi presti un dito? Ok, allora, appoggia un dito vicino al ferrettino, perfetto, tu sei diventata il filo, vuoi essere il filo rosso o il filo nero? Il filo rosso, allora io appoggio il dito nell'altro ferrettino e sono il filo nero. Con l'altra mano mettiamo un dito dentro il bicchiere, prova pure, lo metto anch'io. Siamo diventati un circuito elettrico, quindi è passata l'energia attraverso il nostro corpo e suoniamo. Prova a togliere il dito. Sei proprio tu quindi che fai suonare. Prova a rimettere. Funziona! Proviamo a togliere. Allora, proviamo a fare una cosa ancora più difficile, perché adesso io e, come ti chiami? Agata, abbiamo usato il bicchiere d'acqua, ma io vi ho detto che anche noi siamo pieni di acqua. Quindi dovremmo funzionare anche senza bicchiere. Tu come ti chiami? Anita. Anita. Anita, proviamo senza bicchiere. Vediamo se ce la facciamo.
Come Agata, metti un ditino dove c'è il ferretto. Perfetto, io metto l'altro ditino e con l'altra mano proviamo a toccarci la mano. Agata, sei capace di far suonare un campanello solo con le mani? Lo sapevi? Prova a staccare. Ah, proviamo di nuovo. Funzioni proprio. Proviamo a staccare, vediamo se ti suona la fronte. E il naso? Ah, ti suona il naso, lo sapevi? E gli occhiali! Proviamo anche con te, vediamo se funziona. L'abbiamo provato con due femmine, proviamo anche con Giulio. Funziona anche Giulio, benissimo. Vediamo la guancia se conduce, tieni sempre il dito qui, vediamo. Conduce anche la guancia, proviamo la testa. Oh oh, come mai? Mm. Proviamo, e il babbo? Sì. Posso provare? Vediamo se conduce la mano, vediamo se conduce la testa. Oh! Cosa ha di diverso? Perché se non è attaccato suona? C'eravamo attaccati. Se mi attaccavo, vediamo un po', guarda bene, riproviamo. Staccato non suona, se mi attacco suona, se mi stacco. No, perché questo non è attaccato all'altra mano. Il dito non è attaccato all'altra. Questo dito è attaccato al ferrettino. E le altre mani erano attaccate, quindi abbiamo chiuso il circuito. E perché? Se provavo con la testa di Giulio non funzionava, se provavo con la testa del babbo di Giulio che si chiama Paolo, Paolo funziona? Ha pochi capelli. Mi dispiace, non so se si era accorto. E quindi i capelli sono pieni di acqua? No. No, invece la pelle sì, il naso sì, le guance sì, la testa con pochi capelli sì, perché si tocca i capelli. Quindi non è Giulio che non funzionava, ma questo circuito funziona solo se c'è l'acqua. Quindi nel nostro corpo funziona perché siamo ricchi di acqua e sali. Proviamo, ultima cosa, visto che non siamo tanti, così proviamo tutta la prima fila che ci arriviamo bene. Allora, vi chiedo di fare una catena lunga tutti per mano. Ah, funziona anche se siamo in tanti, quindi funziona in due, ma funziona anche in più di due. Provo anche l'altra fila, perché per correttezza è giusto provare tutte le file. Non si sa mai che ci fossimo messi d'accordo. Allora, nel ferrettino un dito. Perfetto, quindi conduciamo anche in questo modo, appena si rompe il circuito non funziona più. Ah, anche questo babbo conduce abbastanza bene, ok? Sì. Quindi cosa ci serve per far trasportare bene? Acqua e sali, molti? Pochi, il giusto equilibrio. Il giusto sale. Allora, proverei con voi un ultimo esperimento prima di salutarci e lasciarvi agli altri spettacoli che ci sono oggi in piazza. Proverei con voi un altro esperimento che parla sempre di trasportare l'energia. E parla sempre di qualcosa che abbiamo citato all'inizio. Abbiamo parlato di vitamina C, abbiamo parlato di antiossidanti, abbiamo parlato di acqua e sali e vi ho citato diversi frutti. Ad esempio, vi ho parlato dei frutti di bosco, che sono quelli di cui volevamo parlare oggi, essendo in un bosco. Ma vi ho parlato anche di limone. Anche sul limone c'è un'altra curiosità e questa curiosità ha permesso di fare una scoperta scientifica. Abbiamo usato questa, avete detto che è una pila, ok, abbiamo detto che è una pila. Sapete, forse più grandi sì, più piccoli ancora magari non l'hanno studiato, ma sapete chi l'ha inventata? No. L'ha inventata un signore che si chiamava Volta, infatti la prima pila si chiamava pila di Volta e l'ha scoperto in un modo un po' strano. Gli scienziati a volte sono un po' smanettoni, si dice, cioè provano a fare cose, provano un po' come abbiamo fatto noi, chissà cosa succede se mischio questo, chissà cosa succede se faccio quest'altra cosa. Quindi lui era lì che stava costruendo cose e a un certo punto, mentre costruiva cose, stava
aveva dei chiodini, non sapeva dove appoggiarli, quindi li ha appoggiati in bocca. Vi capita mai magari di tenere qualcosa in bocca, un tappo di una penna? A volte capita. E quindi aveva questo chiodino in bocca e intanto continuava a costruire cose. A un certo punto prende un altro ferrettino e lo appoggia in bocca e sente una scossa nella lingua. Si è incuriosito, quindi ha detto che strano. Quindi riprova e di nuovo scossa. Ha provato anche con chiodini diversi. Con alcuni funzionava, con altri non funzionava. E da lì si è un po' incuriosito. Ha capito che servivano due metalli specifici per fare questa scossa. E questi metalli erano il rame e lo zinco. E si è accorto che insieme, se li appoggiava in bocca, gli veniva la scossa. Quindi ha detto, chissà cosa succede se ne metto tanti. Però siccome non poteva mettersi tantissimi chiodini tutti in bocca, cosa ha fatto? Ha messo un metallo, nel mezzo ha messo un po' di cotone pieno di succo di limone e poi l'altro metallo. E poi ha continuato. Un metallo, succo di limone, l'altro metallo. Un metallo, succo di limone, l'altro metallo. Alla fine ha fatto, se tante cose si impilano una sopra l'altra, si fa una pila. E si è accorto che quando questa pila era abbastanza alta riusciva ad accendere una lampadina. E quindi è per questo che si chiama pila, perché sono tutte queste cose impilate, di volta, perché era il nome dello scienziato che l'ha scoperta. Sposto questi, così non volano via. Pila di volta. E usando sempre un po' questa scoperta, vi ho portato un piccolo orologio. Questo orologio, ok, questo orologio vedete che ha due fili, ha due pezzettini di metallo. L'orologio è acceso? Vedete dei numeri? No, è spento. Proviamo a metterlo nel succo di limone, esattamente come il nostro esperimento. Qui ho già preparato due bicchierini con del succo di limone, quindi metto qui davanti l'orologio, adesso ve lo raddrizzo, i miei due ferrettini, si vedono i numeri? No, però vi avevo detto che era una pila, quindi servivano più metalli, quindi ne provo ad aggiungere altri due, vediamo se succede qualcosa, si vede qualcosa? No, proviamo a metterli dall'altro verso allora. Sì. No, allora c'è qualcosa che non va in questa scienza. Vediamo un po'. Avete ragione. Quindi proviamo. Qual è il motivo per cui un circuito non funziona? Se non è attaccato bene. Quindi proviamo a vedere se sono tutti i pezzi ben attaccati. Allora. Ci diamo un attimo di tempo, a volte la scienza ha bisogno di un po' di pazienza, e riproviamo. Proviamo a vedere anche questo. Molto strano, prima funzionava. Ho provato, quindi bisogna prenderci un pochettino di tempo. Non ne vuole proprio sapere. Eccolo, ci siamo. Adesso vedete? Sei sicura? Vedi che stanno comparendo dei numerini? No. No. Ok. Ah, io sì, li vedo. Li vedi? Allora, aspetta. No, no. Sì, ne era comparso uno. Eccolo. Uno. Ok, vedi? Ok, li vedete? Sì. Oh, ok, li vediamo, ce l'abbiamo fatta. Sicuramente questi cavi si erano un pochettino rovinati perché nell'altro esperimento abbiamo visto che il circuito elettrico deve essere ben chiuso. Adesso li sto un attimo tenendo vicini con le dita. Sicuramente questi fili
si erano un pochettino sganciati, può succedere, però adesso che li abbiamo agganciati meglio si vedono dei numerini. L'ora non è giusta ovviamente, perché appena accendete un orologio bisogna regolarlo, non segna subito l'ora giusta, però solo con il limone e questi metalli, con dei cavi non rovinati, non rotti, riusciamo ad accendere un piccolo orologio. Se aggiungessimo altre cose, quindi altri cavi, altro succo di limone, potremmo via via accendere cose sempre più complesse. Però già semplicemente con queste cose Volta ha scoperto questa cosa molto importante, quindi ha scoperto che possiamo accendere delle cose, possiamo produrre e trasmettere bene energia. Poi piano piano nel tempo ha capito che non serviva il limone di preciso, infatti lui si era accorto anche nella bocca, bastava qualcosa che riuscisse a condurre bene l'energia. Infatti nelle nostre case per accendere la lampadina dentro non c'è il limone, ci sono dei materiali che conducono bene energia. Quindi semplicemente con la curiosità, l'osservazione, le ipotesi, gli scienziati sono riusciti a scoprire tantissime cose importanti. Quindi anche noi oggi con questi esperimenti abbiamo scoperto tante cose importanti. Abbiamo scoperto anche che non ci dobbiamo demoralizzare se qualcosa non viene subito, ma bisogna ragionare e capire quale può essere il problema. Abbiamo visto questo esperimento, non è stato immediato, però abbiamo ragionato quale può essere il problema e l'abbiamo risolto. In più, visto che sono nutrizionista, abbiamo capito a cosa ci serve la vitamina C, a cosa ci servono gli antiossidanti, a cosa ci serve l'acqua, a cosa ci servono i sali minerali. Ovviamente di sostanze che ci servono ce ne sono tante tante altre. Una cosa importante, visto che siete piccoli, l'ultima cosa che vi dico, è che io prima ho detto che se mangiamo tanti cibi sbagliati possiamo avere dei problemi. Se ne mangiamo tanti, ok? Quindi non dovete, soprattutto adesso che siete piccoli, pensare di non mangiare più qualcosa, perché se ogni tanto ci va qualcosa di diverso nella nostra dieta, nella nostra alimentazione, non succede nulla. L'importante è che mangiamo soprattutto cibi sani. Però ogni tanto ci possiamo concedere qualcosa. Nella corretta alimentazione non c'è nessun cibo vietato, a meno che non ci siano delle problematiche. Detto questo, prima di salutarvi vi do un regalo, perché in questi Eco Weekend e questo progetto Linfa insieme a Fosforo, visto che parliamo di natura con tante tematiche, io oggi vi ho parlato di nutrizione, ma c'è chi ha parlato di stelle, chi ha parlato di botanica, chi ha parlato di api, quindi ci sono tanti temi diversi, abbiamo deciso di fare un piccolo regalo a tutti i partecipanti. Quindi a ognuno di voi vi regalo questo piccolo sacchetto e dentro ci sono dei semini che potete piantare per far crescere dei bellissimi fiori, che sono molto utili per le api, che utilizzano questi fiori per produrre il miele, per il nostro ambiente. Io vi ringrazio, grazie mille per essere stata con me. Grazie, grazie, grazie a voi. Grazie anche a te, Sara, per averci parlato di tantissime cose interessanti e per averci fatto capire come lavorano gli scienziati, soprattutto davanti a questo bellissimo panorama del Parco della Cesanella. E bene, adesso vi consegno i semini per il progetto Linfa. Grazie. Anche gli adulti.